Agrigento, alla Consorzio Universitario, si è svolto un convegno di studi promosso da Rubettino Editore sul tema origini, evoluzione e prospettive della specialità siciliana. Al microfono di Irene Milisenda. E stiamo esaminando il tema delle autonomie speciali. Autonomie speciali che, dopo l'esito del referendum, che ha archiviato una revisione costituzionale contestata dai più, contestata da molti, si pone il problema delle riforme. Gli italiani hanno rigettato quella revisione costituzionale, non hanno voluto dire che bisogna lasciare le cose come stanno, soprattutto i siciliani, soprattutto gli agrigentini, che in massa hanno fatto prevalere il no sul sì. Quindi occorre rimettere mano al cantiere delle riforme per pensare a un'autonomia che sia laboratorio, che sia innovazione, che sia spinta per la Sicilia e non una muraglia cinese che ci chiude dal resto d'Italia e che sortisce effetti positivi solo per le caste, per coloro che ne beneficiano, mentre invece deve essere un'autonomia speciale che punta allo sviluppo, alla crescita, al progresso della Sicilia. Per far questo, per la Sicilia, come le altre quattro autonomie speciali, bisogna puntare a un ammodernamento, a una modernizzazione dei sistemi istituzionali. Questo è il senso dell'incontro di oggi. Abbiamo presentato due libri che analizzano questi contesti e in qualche modo il Consorzio Universitario Agrigento, ancora in un'altra vicenda come quella della revisione costituzionale, è in assoluta avanguardia. È la prima volta che in Italia, ci sono studiosi che vengono da tutta Italia, si dibatte della revisione costituzionale dopo l'esito del referendum. Che lo si faccia ad Agrigento è sintomo di quel rilancio che sta vivendo, dopo anche i successi giudiziari, il nostro consorzio universitario. È una riflessione che abbiamo fatto su questi 70 anni di autonomia, ma non solo su questi 70 anni di autonomia, perché abbiamo coniugato un'analisi storica che riguarda la Sicilia, la cultura dell'autonomistica o sicilianista della Sicilia in questi ultimi secoli, con le luci e le ombre che questa cosa ha avuto, con il quadro giuridico istituzionale di quella che è la Sicilia di oggi, per capire che valore ha l'autonomia oggi e che cosa è possibile fare per in qualche modo rifondarla, rigenerarla, perché nella convinzione che l'autonomia resti sempre un valore assolutamente ineludibile, però che ha bisogno di essere in qualche modo coniugata con una cultura dell'autonomia stessa che non è quella che ha la ridotta allo straccio che è oggi. Io ho cercato di ambientare il tema nel tema più generale del sistema delle autonomie regionali nel nostro paese. E la constatazione che posso fare è che c'è ancora una forte difficoltà a metabolizzare la cultura dell'autonomia e soprattutto in questi ultimi anni ci sono delle spinte semplificatrici verso il centralismo. Personalmente io sono convinto che l'autonomia sia una strada fondamentale perché si fonda sulla responsabilizzazione delle classi politiche locali nei confronti delle rispettive popolazioni. E quindi se si mette in moto questo circuito virtuoso, a questo punto l'autonomia può decollare.